Le prime testimonianze dell'uso letterario del volgare in Italia si collocano nel basso Medioevo, una fase del Medioevo in cui si afferma una nuova concezione del mondo e dell'uomo grazie a diversi fattori di natura storico-economica, tra i quali la rinascita delle città e la ripresa degli scambi commerciali su vasta scala. In qualche modo anche un'opera letteraria come Il Cantico delle Creature riflette il clima ideologico e storico-culturale della sua epoca, come documenta, in primo luogo, l'adozione del volgare come lingua della comunicazione letteraria in ambito religioso. Questa scelta non è rivoluzionaria né rappresenta una novità isolata, ma è in sintonia con i mutamenti culturali del basso Medioevo, in cui il volgare subentra in maniera sempre più significativa al latino come lingua della comunicazione in contesti formali e pubblici. In secondo luogo, l'uso degli epiteti fratello, sorella e madre rivela una concezione della natura fondata sulla profonda comunanza e sintonia tra l'uomo e gli elementi naturali. Una concezione che risulta essere in sintonia con la rivalutazione della sfera mondana, della sfera terrena, propria del basso Medioevo. Nell'alto Medioevo, infatti, la mentalità dominante era fondata sul contemptus mundi, sul disprezzo della materialità dell'esistenza umana, della sfera mondana, perché lo scopo della vita dell'uomo non era su questa terra, ma era rappresentato dal raggiungimento della salvezza eterna. Per salvarsi era necessario distaccarsi dalla dimensione terrena, rinunciare ai piaceri, mortificare il corpo con il digiuno, pregare. Questo atteggiamento implicava il disprezzo del mondo e della vita terrena. Infine, la concezione della morte, che non viene presentata, come accadeva spesso in passato, come un passaggio terribile in vista del giudizio finale di Dio, ma come un elemento naturale al quale ci si deve accostare con serenità. Due aspetti del Cantico sono tuttavia in controtendenza rispetto alla mentalità del basso Medioevo. Il primo è la centralità di Dio, lodato per la sua onnipotenza e la sua infinita bontà, un aspetto che rimanda alla cultura altomedievale. Fermo restando che per Francesco viene meno il confine netto tra l'uomo, la natura e Dio, perché il creato è significazione dell'essenza divina della materia, tuttavia nel Cantico sopravvive ancora la visione teocentrica tipica dell'alto Medioevo, per cui Dio è al centro della vita dell'uomo e dei suoi interessi. Il secondo aspetto è l'omissione del lavoro umano. Su questo aspetto San Francesco tace, ed è un'omissione importante, perché mentre la società del suo tempo persegue profitto e denaro attraverso l'esercizio del commercio, San Francesco propone un messaggio ben diverso, un messaggio fondato sull'etica della povertà e dello sguardo non sulle cose, ma sulla bellezza del creato e della natura, che sono il riflesso dell'onnipotenza e della bontà infinita di Dio.